galoppa all'otto di Orfea. Pegaso e K al comando nei confronti di Oanna e O'Neill di Azzurra. Insiste Oanna al largo di tutti. O'Neill ha il posto in corda. E Oanna va ad attaccare Pegaso. 14,7 il lancio, violento, visto che sono 2000 metri. Ed è lì O'Neill di Azzurra ad attendere gli eventi. In quarta posizione, ma a quattro lunghezze, c'è Mistero di Mar, che precede Gaetano Di Nardo con Olympic Rock. Addirittura 29,5 per i 400, passa Oanna su Pegaso e K e O'Neill di Azzurra. Si viaggia da 1,14 e qualcosina. Infatti i 600 in 44,2, totalmente violenta la misura. E Pegaso e K va a dare il cambio ad Oanna, ovviamente anche O'Neill si sposta. 1,2 gli 800, ed ora O'Neill è scoperto, ma nelle mani di Romeo Gallucci. E O'Neill avanza, va su Pegaso, 1,16 il chilometro, avanza a largo di tutti i Matrix B. Vediamo che O'Neill va ad agguantare Pegaso e K, che tiene ancora bene la testa. Avanza nelle prime posizioni anche il 10 di Peter San. Vediamo che Gallucci e Cicala si attaccano, guadagna Peter San. Ed O'Neill di Azzurra ora dà una forte strigliata all'avversario e sembra poter prevalere già a 500 metri dal palo, ma si riprende Pegaso e K e si avvicina a Peter San. Sull'ultima curva continua la pressione di O'Neill di Azzurra su Pegaso e K e si avvicina a Peter San. 2:08 il miglio, con Pegaso che vende cara la pelle a O'Neill di Azzurra e Peter San che non guadagna ancora molto. In retta d'arrivo Pegaso e K entra con una di margine su O'Neill di Azzurra. O'Neill si ripropone, Romeo Gallucci va su Cicala, i due in lotta, insiste O'Neill, è in zona traguardo, e mi sa che è venuto forte anche Prue, e che appariglia O'Neill di Azzurra, 2:31, 1:15,5, 1:15,5, andiamo a rivedere, fra O'Neill di Azzurra e Prue potrebbe essere, arrivo a rilento. Ancora un 30,5 a chiudere per gli ultimi quattro, ma gli ultimi due sono stati davvero molto lenti. Vediamo che O'Neill, proprio in zona traguardo, sicuramente batte Pegaso, ma a largo incombe... No, l'ha vinta O'Neill probabilmente l'ha vinta O'Neill. C'è anche Peter San e a largo di tutti i Prue, comunque è stretta. Bisogna rivedere bene, O'Neill di Azzurra è inquadrato, probabilmente...